Probate Club, Roberto Centenaro, il Tigrotto, il sito Bustocco per la fattiva collaborazione, l'amministrazione comunale e Federica Mangini che cortesemente, ci ha cortesemente donato delle cose e niente, però questo non era niente, non poteva esserci senza la fattiva collaborazione anche dei singoli tifosi che sono venuti a portarmi i cimeli e questo è un qualcosa di grande. La Pro Patria secondo me merita un luogo del genere perché comunque è onore e vanto di Busto Arsizio, perché comunque è una società storica, è una realtà, è la realtà storica più importante a livello sportivo di Busto.